Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. 10 giocatori stagione 23-24 da confermare per la stagione che sta arrivando, la 24-25. Sono un portiere, 3 difensori, 4 centrocampisti e 3 attaccanti. Prima di partire vi ricordo di passare su Fantalab, troverete appunto tutte le indicazioni, anche il link qui sotto del veterano per cercare di avere il meglio da questa fantastica applicazione. Partiamo dunque, portiere, mettiamo Di Gregorio, prosegue la tradizione italiana di Pierre Juventini di alto livello e quindi anche lui sicuramente si farà valere. Thiago Motta cura molto bene la fase difensiva, quindi da mettere tra i primi trovi di reparto insieme a Inter e Juventus, oltre a Napoli, appunto assolutamente un must have. In difesa mettiamo Buongiorno, con Conte a Napoli la fase difensiva sarà finalmente ok dopo un anno travagliato ed è considerato un difensore top per il modificatore di difesa. Attenzione anche a Cambiaso, se è stato difensore sarà un bug di reparto per quanto riguarda i difensori, quindi da mettere assolutamente in forte considerazione dopo anche un europeo un po' così così. Terzo difensore Vasquez, difensore davvero roccioso, media voto 6.19, fatta media voto 6.24, Gilardino non cambio, quindi è assolutamente un acquisto ok. A centrocampo confermiamo ancora Pulisic in attesa dei colpi del Milan, è lui il faro del gioco rossonero, media voto 6.39, fatta media voto 7.56 con 12 gol. Secondo centrocampista Frendrup, il mister 6 e mezzo del nostro fantacalcio, è assolutamente un giocatore da considerare indispensabile come terza slot al fantacalcio. Terzo centrocampista mettiamo Oristanio, passa alla Venezia con Di Francesco, un'annata non eccellente col Cagliari, ma sicuramente sarà un centrocampista da avere in grande considerazione visto i suoi compiti anche offensivi. Ultimo centrocampista mettiamo Samardžić, in attesa del calciomercato e ci aspettiamo comunque una stagione importante in quella di Udine, chiaramente, però valutiamo l'andamento del mercato dei giocatori. In attacco mettiamo il Diz, è un ragazzo che è molto giovane, ha fatto comunque un buon europeo, ha la sicurezza del posto, tra i pochi in attacco alla Juventus, è un talento purissimo, sono anni che lo seguiamo come canale del veterano, quindi un giocatore indispensabile, il prezzo non sarà elevatissimo. Attaccante numero 10 è Noslin, e abbiamo confermato con Baroni dal suo passaggio dal Verona alla Lazio, un giocatore che sicuramente avrà ampi margini di crescita, per lui la piazza di Roma sarà sicuramente importante, quindi abbiamolo in rosa, cerchiamo di averlo in rosa con uno slot che sarà quello del terzo in attacco. Ultimo attaccante, mettiamo Lookman, cambiano gli attori, arriva De Ketela, arriva Zaniolo, ma lui sicuramente sarà imprescindibile con Gasperini e Bergamo. Attenzione perché quest'anno c'è una bella novità, non ci sarà la Coppa d'Africa, quindi avrà a disposizione ancora più match per fare molto molto bene. Grazie ragazzi, a prestissimo!